Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo adesso a vedere un altro impasto collettivo, il pane integrale, un pane integrale al 100%. L'abbiamo fatto insieme al gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, con l'aiuto di Rosa Di Fonso. Andiamo a vedere tutti i passaggi. Bene, abbiamo preparato gli ingredienti, questi sono di Rosa Di Fonso, stiamo seguendo tutti i passaggi sul gruppo, farina bio integrale macinata a pietra e abbiamo rinfrescato naturalmente già da 4 ore la pasta madre solida oppure Licoli per chi usa Licoli come me. Sto mettendo in autolisi la farina integrale con tutta l'acqua. Una volta messa in autolisi la farina, bisogna lasciarla 2 ore coperta. Come al solito metterò qualche foto. Vedete com'è bello pimpante il Licoli di Rosa. Sì, metterò foto degli amici e i video dei passaggi. Ecco qua. Rosa sta versando tutta l'acqua nella farina. Naturalmente ognuno di noi ha usato delle farine di marche diverse, quindi per questo i risultati sono stati diversi. Ad esempio il mio che è rimasto era un pochino duretto, quindi significa che aveva bisogno magari di altri 10 grammi di acqua. Quindi ci sono serviti i consigli durante la fase dell'autolisi e dell'impasto. Giustamente Rosa ci ha suggerito di mettere un po' più di acqua. Come vedete, stanno passando alcune foto degli amici, ne ho presa qualcuna naturalmente. Passate le 2 ore, ecco Rosa che sta mettendo il suo lievito. Lei sta facendo la dose per intero, io invece ne ho fatta metà. Ok. Impastiamo a mano, impastiamo prima il lievito e poi aggiungiamo anche il sale. Ok, e una volta impastato possiamo passarlo direttamente nella planetaria. Ma volendo si può terminare l'impasto a mano, eh. E nella planetaria giusto 5-10 minuti, non serve incordare l'integrale. Eccolo qua. Questa è la mia planetaria. Ecco qua. Una volta pronto si trasferisce tutto dentro una ciotola un po' oleata. E si iniziano i giri di pieghe. Bene, qui Rosa ha iniziato i giri di pieghe, naturalmente. Ogni mezz'ora ne farà uno e io ho messo soltanto un pezzettino, altrimenti questo video verrebbe lunghissimo. Come vedete, l'olio va messo nella ciotola un po' per volta fino a che l'impasto non lo assorbe tutto.
Vedete com'è morbido l'impasto e invece abbiamo visto sia a me che ad alcuni amici è un po' leggermente più duro, ma questo dipende dal tipo di farina che abbiamo usato. Ecco qua. Ok, comunque la consistenza è questa. Finiti i giri di pieghe, abbiamo detto per 6 volte ogni mezz'ora. L'impasto va lasciato a temperatura ambiente, quindi siccome siamo arrivati alla sera, lo lasciamo tutta la notte. Bene, dopo 10-12 ore, quindi la mattina, naturalmente lo copriamo l'impasto, il risultato è questo, questo è l'impasto di rosa, guardate che bolle, che bollone. Questo è dell'amica Giovanna e adesso passiamo alla formatura, una formatura leggera. Qui Rosa ha preparato sulla carta forno la semola. Ci versiamo l'impasto così, in questo modo. Questo è il suo video, così possiamo seguire per benino i suoi passaggi. Il forno naturalmente è già acceso a temperatura perché qui si inforna subito, non va fatta un'altra lievitazione come di solito si fa, perché questo pane è super lievitato già, quindi va solo, vedete come sta facendo Rosa, così piegato leggermente senza stringere, senza toccarlo, perché è molto morbido e va infornato poi, se riusciamo a fare i tagli, se no altrimenti va bene anche così. Eccolo qua, lo appoggiamo direttamente poi sulla pietra o sulla teglia, a seconda di come siete abituati. Bene, poi adesso vi metto anche la descrizione per la cottura e poi troverete le foto degli amici che hanno partecipato, le foto finali, come al solito ne ho messe soltanto un pochino, quindi mi scuso per chi è rimasto fuori. E questo è il mio filone, io ho fatto soltanto mezza dose. Bene, amici, ringrazio Rosa per la ricetta, per la sua ricetta e per i consigli che ci ha dato durante l'esecuzione sul gruppo, vi ricordo, Nuvola, un amore di pasta madre. È stato un piacere partecipare, grazie a tutti gli amici e ci vediamo al prossimo collettivo. Ciao a tutti, ciao ciao. La 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 la.